L'obiettivo di fare innovazione, questo ciclo di incontri sui temi dell'innovazione che è stato pensato da Naxos Legge e dal direttore artistico Fulvio Toscano, che è sempre stata una grande animatrice della vita culturale sia locale, insomma, ma in generale della Riviera Ionica, e da Smartwork, la mia startup innovativa con sede a Messina, è proprio quello di riuscire a sensibilizzare questo intanto questa parte di territorio, quello che va, insomma, da, diciamo così, da Capo Sant'Alessio ai primi comuni della provincia di Catania, su tutte queste tematiche dell'innovazione e non cose distanti. Come le è venuta l'idea di portare in Italia il co-working? Ma in modo molto semplice. Avevo degli spazi liberi negli ambienti della mia società, che è un'agenzia di comunicazione a Milano. Nel 2008 cercavo qualche idea per sia popolare il mio spazio, il mio ufficio, sia guadagnare qualcosa. E incontrai appunto il concetto del co-working online. Ed è una cosa che hanno lanciato gli americani nel 2005. 3 anni dopo abbiamo intercettato questa idea appunto dall'Italia, da Milano. Abbiamo iniziato molto semplicemente cercando di farci conoscere attraverso un blog, attraverso un sito online, e piano piano abbiamo iniziato a coinvolgere i primi utilizzatori, e poi a seguire è venuta l'idea di fare una rete che ad oggi si è sviluppata e siamo ben 114 in tutto il territorio nazionale. E avete incontrato molte difficoltà a livello anche normativo in Italia per aprire spazi di questo tipo, o diciamo è venuto abbastanza semplice e naturale dal punto di vista proprio legislativo? Sì, non abbiamo incontrato difficoltà, però abbiamo fatto un lavoro molto serio inizialmente per capire, diciamo, quali dovessero essere le corrette interpretazioni delle leggi vigenti. Come potete immaginare, non c'erano e non ci sono leggi che regolano il co-working, perché è un concetto nuovo. Però abbiamo analizzato il codice civile nelle parti che attinenti al co-working e abbiamo individuato le pratiche da seguire, e da allora ci siamo attenuti a queste indicazioni e diciamo che le cose stanno andando bene. E invece dal punto di vista del mercato, cioè da subito le persone hanno accolto l'iniziativa, l'idea, o è stato abbastanza difficile far passare il messaggio che si poteva lavorare condividendo degli spazi e quindi anche contaminando le idee, no? Perché certo, uno degli obiettivi del co-working è anche mettere insieme figure diverse. Sì. Direi che non ci sono state difficoltà a far capire questa opzione alle persone. Le persone capiscono immediatamente, e molti già praticavano questo tipo di attività, magari in modo non ufficiale, però diciamo, non è una novità il fatto di magari usare lo stesso ufficio in diversi e beneficiare delle reciproche sinergie. Diciamo che noi non abbiamo un approccio commerciale e quindi lasciamo che il racconto di questa esperienza, che si svolge praticamente online tutti i giorni e poi in incontri come questo, faccia da marketing. Quindi usiamo il passaparola. Il passaparola, come sapete, è la forma di pubblicità più potente. E grazie al passaparola delle persone che rimangono soddisfatte di questa esperienza e ne parlano, la rete continua a crescere. Come vengono organizzati gli spazi? Cioè, se io volessi prendere uno spazio in coworking in uno spazio di quelli che fornite voi, come funziona? Cioè, io prendo una scrivania oppure posso portare il mio team? Può fare tutto questo. Per avere uno spazio presso un coworking è molto semplice: si contatta la persona che gestisce, il co manager, come noi lo chiamiamo, e si fanno le richieste rispetto ai servizi. Mediamente gli individui professionisti prendono una scrivania, c'è chi prende un ufficio, c'è chi affitta magari un gruppo di scrivania perché ha un team di lavoro. Il coworking ha un approccio comunque collaborativo e sostenibile, quindi si cerca sempre di andare incontro alle esigenze di chi chiede lo spazio. Questo perché? Perché, come diceva lei prima, non è tanto un progetto di spazi quanto di relazioni, quindi per fare una buona relazione bisogna dimostrarsi disponibili. Anche per questo motivo anche i prezzi sono sempre piuttosto contenuti. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.